Alessio Gianetti, fantino emergente, classe 1994, Senesi, dunque partiamo dall'inizio. Quando nasce, dove nasce la tua passione per i cavalli? Io la passione dei cavalli l'ho sempre avuta perché il mio babbo, insomma, mio fratello ci sono cresciuti insieme ai cavalli, sicché da lì mi è nata la passione. Io sono il cugino, insomma, di Luigi Bruschelli, sono sempre andato là da lui e la mia passione, insomma, è venuta da lì. Certo. E ho sempre iniziato a montare a cavallo. Ecco, quando è stato il momento in cui hai capito che questo sarebbe stato il tuo lavoro? Il mio lavoro è quando io ho tanta passione per fare questo. Il mio sogno è sempre stato arrivare a fare il Palio di Siena. Senti, appunto, in famiglia quindi come è stata vista questo tuo ingresso in questo mondo? Bene, in famiglia, bene, mi hanno assecondato, mi stanno assecondando in tutto e per tutto, e anche per loro, se io realizzo il mio sogno, insomma, è un sogno anche per loro, certo. Ecco. Ecco, inizialmente in apertura abbiamo detto appunto Senesi, ecco, come è stato, diciamo, lasciare gli amici di sempre per tuffarsi in questo mondo che poi... Allora, non nego che la mia famiglia, insomma, io ero dell'Istrice, dico ero perché io da quando voglio fare questo lavoro, per me, io sono in tutte e 17 le contrarie, per me mettere addosso un giubbetto è la cosa più emozionante, è il mio sogno a cui io voglio arrivare. Di sicuro la mia famiglia mi asseconda, poi se li monto nella lupa magari li girerà le scatole, però loro sono contenti per me perché certo. È il mio sogno che si realizza. Certo. Guarda anche tanti altri fantini che erano di Siena, sì. Lo stesso Gigi Bruschelli, famiglia del Montone e tutto, e poi sta montando nel Nicchio. Ecco, adesso quali sono gli impegni di questo lavoro, che riguardano questo lavoro, e anche quali sono appunto il tempo libero che si ha a disposizione? Certo, questo lavoro ti leva tanto tempo, specialmente noi siamo ragazzi giovani, la vita che fanno i miei amici io di sicuro non la faccio, però a me non mi pesa perché è il mio sogno. La mattina io mi sveglio tutte le mattine alle 4, specialmente ora di estate, la sera di sicuro sei stanco e va a letto presto. Certo. Tempo per divertirsi c'è poco. C'è poco. Ecco, inizialmente hai parlato di Gigi Bruschelli, com'è stato il tuo primo periodo, diciamo, di formazione a Valiano? No, di sicuro là è una grande scuola perché da lì sono partiti tanti fantini che tuttora stanno montando e sono vincenti. E... il mio percorso là è stato parecchio istruttivo, diciamo, io ho imparato tante cose, però poi era il momento che dovevo andarmene da là. Certo. Ecco, poi ti sei spostato successivamente invece sì, dal Milani, sì. Ecco, che momento è quello? No, di sicuro sono andato dal Milani, dove anche là è un'altra bella scuola, diciamo. È un'altra bella scuola dove ho imparato e sto imparando tante cose. Di sicuro sono due cose diversi, perché magari da Massimo stiamo dietro tanto ai cavalli, lui è uno dove in piazza ha portato a correre 5 cavalli su 10, sicché certo. Che erano suoi di sua proprietà, che erano in allenamento. Sicché anche da là abbiamo un grande parco cavalli e anche per noi giovani, insomma per me è tanto importante essere lì per portare avanti tutti questi cavalli, certo. E per farmi vedere. Ecco. Ne abbiamo già parlato con tutti i tuoi colleghi che abbiamo sentito in questi giorni, abbiamo tirato fuori il tema dei social, no? Perché appunto siamo tutti ragazzi, mi inserisco anch'io in questo discorso, di una generazione in cui appunto è arrivato Facebook, è arrivato WhatsApp, è arrivato Instagram, fa un po' ridere pensare, no, a come poteva essere il fantino tanti anni fa, quindi ecco, come ti approcci a questi mezzi? Diciamo? Io sono un po' all'antica perché io ho solo Instagram, però se ti dico come funziona lo so poco perché guardo le foto e basta. Facebook non ce l'ho e ci si adatta a quelle che ci sa di sicuro, vedrai. Sì. Ecco, ancora non hai avuto la fortuna di poter fare il tuo esordio in Piazza del Campo con un giubbetto sulle spalle, però qual è stata l'emozione che hai provato nel momento in cui per le batterie o per le prove note sei arrivato per la prima volta sul tuffo di Piazza del Campo? Di sicuro è stata una bella emozione, quando esci di lì ti batte sempre il cuore, ecco. Certo. Tommy, mi fermi un attimo? Si ferma? Sì, quanto siamo? Dunque Alessio, parliamo anche degli impegni che ti vedranno per l'appunto impegnato in altre corse, anche al di là del Palio di Siena, di qua sì. Alla fine della stagione. E per me ora... Grazie. Grazie.
Mi ora vabbè, a parte le prove di notte e la tratta, che sarò impegnato qui a Siena, poi ci porterò dei cavalli a Castel del Piano e avrò Castel del Piano, anche là c'è la tratta e poi speriamo di trovare un posto anche là per il palio. Certo. Ecco, anche agli altri colleghi abbiamo fatto questa domanda: qual è stata l'emozione che hai provato nel momento in cui una dirigenza, o del palio di Siena o comunque anche di altre corse in Italia, ti ha contattato o comunque è venuta a trovarti per parlare, per l'appunto di, ma non so... No, vabbè, l'emozione di sicuro fa piacere perché lavori tutto l'anno per questo, quando ti cercano, magari sei cercato, se ne senti parlare bene di te, fa sempre piacere. Certo. Ecco, ne parlavamo nel fuori onda, non c'è più la tradizione a Siena, possiamo chiamarla così, di far fare la prima prova appunto ai fantini esordienti. Ecco, come ci si mette in mostra per un ragazzo giovane? Come ci si mette in mostra? Far bene in provincia e magari tanto non basta. Magari dipende da qualche dirigente di fare una scelta un po', non dico azzardata, però dare opportunità a un giovane e credere in un ragazzo. Certo. Ora tutto questo grazie, non c'è. Con l'uovo, cioè il madacche uovo, è un uovo cotto al forno, servito su crema di zucchini e rigatoni. Grazie. Il vino che mi ci ha messo in abbinamento è un vermentino toscano, esattamente di Scarnia. Grazie. Quindi appunto è un mondo difficile, ecco, per un ragazzo. Dice difficile che magari il palio rispetto a prima è cambiato, ecco, perché certo. Anche ora anche per i cavalli stessi, come si diceva prima. Prima magari venivano portati e non c'era tutto questo percorso, tutto questo protocollo, cioè, che veniva seguito tutto l'anno. Prima, ora bene o male, vita, morte e miracoli di un cavallo si sa fin dall'inverno. Sicché anche per i fantini non c'è la necessità di far provare. Vanno a montarlo più o meno sanno già com'è. Certo. Prima magari non era così e davano l'opportunità a un giovane anche per far vedere il cavallo provare dentro la piazza. Certo. Allora noi ringraziamo Alessio per essere stato con noi, colgo l'occasione per ricordare che ci troviamo all'Osteria Trombiche, via delle Terme 66. Allora Alessio, noi ti ringraziamo e ti facciamo in bocca grazie al lupo a voi, per il tuo lavoro. Crepi.